E c'è il sole anche a Corigliano oggi, signori, si parte! Sono uscito adesso dal lavoro, Corigliano è meraviglioso, oggi non è mai stato così bello. Torniamo a casa, prendiamo patata, sono le 3, alle 4 patata esce dal lavoro e poi su a Roma. Valigie già pronte, ci siamo, ci siamo! Allora, patata, che succede? Pensavo che stavo per fare una foto e me l'ho messa in posa. C'è il pollino, non si vede benissimo, c'è il pollino. Ma noi non stiamo andando verso il pollino. Oh, verso la Sila. E dove andiamo, papà? Andiamo in crociera. Allora, siamo tanti là. Stanchi, sei stanco? Allora, come vedete siamo nella stazione di Termini. E abbiamo appena perso il treno. Sì, ecco, la plenaria. Sì. Abbiamo perso il treno per film, 30 secondi. Eravamo alla stazione Termini, siamo arrivati giusto, erano 7. E aspettiamo mezz'ora il prossimo. Arriviamo sopra 8, 9, 10 e 11, arriviamo ai binari e dice no, questo binario regionale devi andare agli altri binari con l'incontro. Ci abbiamo corso come due pazzi, siamo arrivati al binario 29 e l'abbiamo visto partire davanti ai nostri occhi. È stata proprio una grandissima presa per i fondelli. Noi non ci arrendiamo. Abbiamo perso il treno, quello successivo, ma in tutta la sua meraviglia, ecco MSC meraviglia. Facciamo venire il ne a piedi? Rischiamo? Sì, che bello. Sono le 4. Che lo chiude? Alle 5. Allora, facciamo. Vogliamo dire che è successo? Abbiamo fatto un casino di chilometri a piedi e ancora non siamo arrivati alla nave. Dov'è la nave? Sei stanca? Sì. Allora, abbiamo appena fatto il check-in, eravamo praticamente gli ultimi due. C'erano tre tessere. C'erano due o tre tessere di queste. Io queste erano le nostre tessere. Io ho riconosciuto un vecchio anello che si era fatto la nostra crociera di prima. Questa è la meraviglia e questa è la galleria che sembra un centro commerciale. Bella, bella, bella e non mancano ovviamente le... guarda, abbiamo anche qui le cose scintillose. Lo Swarovski. Che stiamo facendo? Siamo i pirla in questo momento. Tavolo 205. Ciao. Allora, ci hanno messo all'angolo, noi una volta eravamo lì, in mezzo alla pista. No, in questa nave no. Ma vediamo un po' il menù. No, questa è, questa ci mangiamo quella bisteccona? Sì, la paghi però di 100 euro. No, la T-Bone, non c'è altro? Allora, ho fame, quindi mi prendo quello che è un dessert, cioè la selezione di formaggi, me lo prendo come antipasto insieme ai ravioli cinesi, ai frutti di mare, alle verdure, lombo di maiale tonnato, ma quella ancora sono indecisa, insalata a raggio di sole che ha anche il surimi e il mais, e poi come piatti principali salmone nerito alla piastra e costata di manzo. Io voglio solo quella, forse due dolci piatti. Non ne vuoi? Sì, dolci, gelato sorbetto, e devo chiedere al cameriere i gusti che sono disponibili oggi. Sicura? Io tutto pure, è uguale. Uguale al mio? Non lo so, no. Qualcosa in meno sicuramente. Quella zuppetta? La zuppetta sì. Di lenticchie e patate. Lenticchie, patate. Allora, da quello che abbiamo capito dal carissimo giornale di bordo, il famoso teatro che tanto desideravamo vedere ogni sera, perché era l'unico intrattenimento tra virgolette che c'era la sera durante la nave, per voi succede che però sembra essere a pagamento. Che stronzi. E che quindi per vedere questo Cirque du Soleil
dobbiamo andarci solo questo giorno, cioè il mercoledì alle 21.30, ricordati. Ma vedo che devo fare quel giorno incluso senza pagare. Se dobbiamo pagare, basta, noi protestiamo. Cazzo, protestiamo e per questo ci vediamo la TV francese. Ecco. Com'è andata la notte? Ho dormito bene, bella, comoda, bellissimi cuscini di più. Cuscini di più non fanno la differenza. Adesso siamo al 15° piano e andiamo al Marketplace Buffet. Per Marketplace mi pare si chiama, sì. Per mangiare la colazione e poi andare verso l'uscita e prepararci per Palermo, dove si ecco qua, già si vede Palermo. Ma non piove, eccolo. Oddio, non è bel tempo. Andiamo a fare colazione. Questa è la colazione dei campioni: yogurt, pane, uova, bacon, waffle con banane candite, marmellata per lo yogurt, arancia. Guardate, un po' più soft, ma non ci scherza nemmeno. Mi limito. Sì. Un po' di burro alla tedesca. Buon appetito, ecco, siamo arrivati a Palermo. Accenda. Che fai? Oh, guardo Palermo. Secondo voi sto guardando Palermo? Sì. Nella piazza del teatro Politeana. Politeana Garibaldi. Garibaldi. Ma abbiamo notato che, come ci faceva notare Benigni nei suoi film famosissimi, Johnny Stecchino, che il più grande problema di Palermo è... Quale? È questo qua. Il traffico. Ah. Il traffico. Giusto. Adesso per riprenderci andiamo al caffè spinnato, dove dicono che si fa il caffè più buono, dato che ho bisogno di caffeina. Andiamo a prendere il caffè. In questo momento siamo nel caffè spinnato, ecco qua, uno dei più buoni. E mentre ci gustiamo un buon caffè, appunto, mangiamo, com'è che si chiama, hai detto? Una Iris. Abbiamo trovato il proprietario del locale. Una spinnato. Che stronzo. Siamo... Quella è sono i quattro canti a Palermo. Abbiamo appena acquistato una... Girando l'angolo, diciamo dove nella scuola principale, girando l'angolo a destra, andando verso un piccolo negozio. Palazzo dei Normali, per salire. Che si chiama Reglò. Sì. Vi consigliamo di andare perché c'è una signora che comunque non è di Palermo, è di Sarda. Quindi è tipico. Però è molto molto simpatica. Non so, ci ha preso in simpatia forse, sì, anche a noi. Abbiamo speso i miliardi. No, non è vero. Abbiamo trovato, al nostro avviso, le due tessere di Moro più carine di quelle che abbiamo visto finora. C'è anche da dire che la signora molto carinamente ci ha spiegato anche la storia sì, di questi due mori. Che quando la Sicilia era dominata dagli arabi, anzi dai... Intanto noi camminiamo, dagli arabi, sì. Non fatto investire. No, era un moro, insomma. C'era una donna forse siciliana che si è innamorata... No, era la figlia di due re. Si è innamorata di questo arabo. Che si che passava sotto, lei era affacciata a sto balcone, passava, si sono innamorati. E la notte... Insieme. La notte lui la veniva a trovare, lei lo faceva salire dal balcone, chiacchieravano, come ha detto la signora prima. Sì, si raccontava la storiella. Sì, e niente, passa il tempo, poi a un certo punto questo arabo doveva tornare a casa. E quindi, piuttosto che perdere per sempre l'amore di questa principessa, ha deciso di confessare la verità, tra virgolette. Infatti le disse che lui era sposato, che aveva figli, aveva famiglia, quindi lì dove viveva, e che avrebbe tanto gradito che lei venisse con lui, però diventando una delle tante mogli che aveva. Allora lei sai che ha fatto? Ha preso una sciabolona e l'ha tagliata la testa. Aspetta, l'ultima notte, no? Prima che lui partisse, lei ha deciso di farlo salire, ovviamente come faceva sempre, e ha architettato tutto quanto in modo tale che lui non sospettasse nulla. E poi, quando meno se ne accorge,
Mi ha tagliato la testa, l'ha messa nel giardino. La signora del negozio, tra l'altro, piccola parentesi, ha detto che l'avrebbe tagliato qualcos'altro. Ecco. Però sappiamo cosa la lingua. L'ha messo nel giardino, ci ha piantato il basilico. Ed era un basilico rigogliosissimo perché cresceva con le sue lacrime. Perché lei piangeva comunque. E la signora poi facendo testamento ha detto che alla sua morte avrebbe voluto anche lei. La signora intende la principessa. Sì, anche lei la testa tagliata. Uh-huh. E infatti per questo motivo poi le teste di nuovo si vendono a coppia. Non si dovrebbero mai prendere separatamente. Mai separati. E poi adesso abbiamo appena preso una banana, come ha fatto Benigni, È arrivata la pioggia. Ma noi siamo attrezzatissimi. Guardate patata. Cosa c'è ai piedi, patata? I miei scaldamuschi. Adesso stiamo andando verso Palazzo dei Normanni. Ma comunque piove, ma non fa freddo. Tra un po'. Viene a pioggere lì. Passerà tutto. Vedete lui come intrepido. Sono un marito disastroso. Abbiamo tè, meringhe, panna, churros, biscotti churros secchi, crumble. Cosa mi avevi chiesto, moglie? Ecco, tieni. Guardate quanto è felice. Il churros. Non guardate. È che c'è di latte? No. E non è mai contento. Ecco. Sono sdraiato nel letto. E mia moglie sta per cambiarsi perché stasera... sono più elegante. E quindi dobbiamo... guardate come fa. Guardate. Tank. Però non lo muove nessuno, Anzi, sto col cannone io. Diciamo che c'è un bel mare mosso. Abbiamo appena visto lo spettacolo The Way. The Way? Sì, questa e signora qui è Rose. È la nostra Rose di Titanic, versione ovviamente adulta. Ma una grinta. Comunque, sono stati bravi, Sì. Al teatro non si possono fare video. Durante gli spettacoli, essendo che adesso stanno andando via tutti, noi aspettiamo ogni volta che sfollano, cioè vanno via tutti, e dopodiché andiamo a mangiare, tra un quarto d'ora abbiamo la cena. Guarda lì, loro come sono eleganti, che belle. Allora, ieri c'erano due in kimono, oggi abbiamo trovato uno con il kilt scozzese, giusto? E mo loro. Più una signora giapponese che aveva un vestito particolare, per nulla orientale, nel senso molto vaporoso, ma molto molto carino. E questa è la serata elegante, non so immaginare cosa succede nella serata gala. Eccolo il kimono, sta arrivando. Come sono belle, guardate. C'è un selfie giusto di qua, se no pensa che la riprendiamo. Eccola. Quanto è bravo. C'è un cuscino attaccato dietro. Non è un cuscino, fa parte del kimono. Sì, hanno ogni pezzo del kimono ha un suo nome, quello non so come si chiama. Cuscino sul culo. Non si chiama cuscino sul culo. Comunque Rosso è furba come noi, il nostro, sì, aspetta. Lei aspetta. E poi però arriva pure per ultimo, cioè dire pure che lei arriva ultimo. Ma Rosso è figa, non può. Ma una grinta prima quando applaudiva. E si sentiva questo... solo lei. Sì. Brava Rosso. Eccoci, il momento più importante di tutta la giornata, la lettura del menù. Siamo di nuovo al Wave. E oggi c'è il signorino qui. Fermati. Ramon Freiza. Freiza. Per chi non lo conoscesse, è famosissimo. Sì. Perché ha inventato le fresine. Ma c'è anche scritto qualcosa. Sì, non lo vogliamo. Vogliamo solo sapere cosa si mangia stasera. Va bene. Comunque dice che vi proviene. Guardate le patate con gli occhiali, quanto è segretaria porno stasera. E che non ci vede a teatro, quindi devo portarla per forza. Vai. Allora abbiamo carne. Guarda Semi. Semon. Sì. Vai. Okay. Carpaccio di polpo, filete d'escargot, le lumache, mille foglie di melanzane scamorza, insalata Williams, consomme di coda di bue. Cosa te la mangi, su, giusto? Io, ma leggi che poi vediamo. Bisque d'aragosta. Di coda di bue. Di coda di bue? No, coda di bue fa schifo. E ce la puoi pure? Sì. Tortelle ripieni di punti di asparagi e mascarpone. E gli asparagi nemmeno, perché? Fai la pipì puzza. Brava. Sono preparata, ho studiato. Risotto alla zucca e gamberi. Filetto di orata all'aneto. Sì. Un vino. È un'erba. Cosciotto di agnello alle erbe aromatiche. Filetto di manzo arrosto in salsa di marsala.
burger di spinaci, quinoa e pata. Insomma, fa un po' schifo questa sera, è una cena gourmet strana. Ok, vediamo un po' cosa scegliamo, poi dopo vi faremo sapere, dai, diciamo così. Non sceglierò niente. No. Oggi non si va. A proposito del dopo, io mi devo ricordare di far vedere la cosa più bella di tutta la crociera. Che sarebbe? Lo scarico del CES. Ricordami. Sì, ci avevamo provato la prima giornata di navigazione, ma lui ha fatto delle foto al posto del fare del video, quindi ha fatto l'inizio e la fine come se fossero in realtà. Non come se fossero, è risultato essere solo due foto, però vabbè, pazienza. Questo è il piatto principale di stasera. Ma tanto non lo mangio, c'hanno le cipolle. Cream of foie gras and onions. Ma sarebbero... c'è una versione in italiano, scusa. Ecco, io volevo fare il figo. Royal Danate. Crema di foie gras e cipolle. Le cipolle non le mangio. Ah, perché quindi, invece il fegato d'anatra, che il foie gras, lo sai cos'è il foie gras? Anatra. Ma lo sai cos'è il foie gras? Mi piacciono gli uccellini. Cos'è il foie gras? Il fegato, l'hai detto prima. Il fegato, ma sai come glielo fanno fare? Lo pestano. No, allora sì, letteralmente dal francese foie gras, fegato grosso. E le anatre le ingozzano, ci mettono un imbuto e le fanno mangiare così, che il fegato gli si... Proprio per questo non le mangio. Basta, sti francesi, guarda, sti francesi, mamma mia. Ma poi questo qua di Barcellona, questo è il problema. Basta. Momento catartico, stiamo tornando sì. Questo lungo corridoio che ricorda il Titanic, vagamente. Sì. L'uscita di là, l'uscita guarda di là. Guarda gli occhi, guarda che occhi vispi che sono le... Le 11 sicuro. Meno questa è la rovescia. Le 11 meno 10. Ma che siamo finiti? Ma dove siamo finiti? Oh mio Dio, guarda, questo è un altro mega corridoio. Siamo. Ma... mi sa che di qua siamo una dispari, dobbiamo tornare ai pari. Porca maletta. Va bene, pensi. Niente. Cerchiamo la stanza che è meglio. Di là. Ah, perché dovevo andare verso te? Te l'ho detto che l'uscita era di là. Ciao, io sono un pastizzo. Stai cercando delle voci per trasformare il tuo libro in audiolibro? Oppure per uno spot? Oppure per un doppiaggio? Scrivi a Giulia Segreti e Marco Cognegni, le due voci più famose del web. Vieni ad ascoltarci nel canale YouTube di Giulia Segreti e di Barone Marchilla. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Che aspetti? Dai voce alle tue emozioni. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.